Una marcia da Milano a Firenze per denunciare l'isolamento e la detenzione del leader curdo Abdullah Öcalan in Turchia fa tappa alla CGIL di Modena, da sempre vicina alla lotta del popolo curdo per l'autonomia. Un silenzio mediatico ingiusto, l'Italia e il mondo devono sapere, commentano due profughi curdi residenti a Milano. Praticamente sì, per sensibilizzare la gente dell'isolamento di nostro leader e dare voce in diversi luoghi. Tanta gente ha fatto, anche più di 7.000 persone hanno fatto sciopero della fame per far sentire, perché i diversi governi nessuno ascolta e non fanno niente, perché sono 7-8 anni che il nostro leader è in isolamento senza vedere né i suoi avvocati né niente. E quindi la Leila Govern, che ha fatto smesso, c'è stato 3 giorni fa, la sciopero di fame di 200 giorni. Loro poi anche hanno iniziato anche a fare la marcia proprio per far vedere in ogni comune che arrivano a incontrare i sindaci, per anche sensibilizzare i sindaci che loro possono intervenire e dare voce per darci una mano. Ed è da questa città che il 20 maggio sono partiti in una marcia per far valere la loro voce. Come un sasso gettato nello stagno, la detenzione del leader Öcalan ha scatenato ondate di proteste e resistenza di curdi che nelle carceri turche si rifiutano di mangiare. Ciò che chiedono è semplice: mettere fine a una palese violazione dei diritti umani, ma anche porre fine all'isolamento dell'intero popolo curdo, il più sacrificato e impegnato nella lotta contro lo Stato islamico. Una soluzione politica pacifica affinché i diritti umani siano rispettati in ogni parte del mondo. La marcia, interrotta il 26 maggio a Firenze, riprenderà da Modena per terminare il 5 di giugno a Firenze.